Buongiorno, benvenuti alla nuova diretta dell'Incursore. Oggi ho una lente nuova che ci spalanca l'universo. Non avevo mai visto una visione così ampia. È un modo differente per essere presenti insieme. O forse anche Facebook sta facendo cose un po' diverse rispetto a quello che fa di solito. Vi ringrazio per essere qui. Come sempre, se ci fossero problemi di audio, chiedo ai primi gentilmente di segnalarmi. Tanto io mi tiro un po' più sotto perché a questo punto con questa visione così tondo mi ci perdo un attimo. Anticipo alcuni avvisi, domani ci vediamo alle 9.30 e suggerisco a tutti coloro che sono collegati in diretta di mettere mi piace alla pagina della televisione del Popolo della Famiglia e di suggerirlo ai loro amici. Proverò anche a ulteriormente segnalarlo sulla mia pagina Facebook per poter sempre più accrescere il numero di sottoscrittori e anche di favorire il dialogo, perché il nostro obiettivo non è quello di imporre delle posizioni, ma di ragionare, semmai di giustificare nel senso di dare ragione, di dare conto. E oggi vorrei riprendere un tema che è già stato anticipato anche ieri da Mario Dinolfi, cercando di guardarlo con un'ottica differente. Buongiorno Alberto, buongiorno Patrizia, con i miei occhiali non riesco a vedere altro, mi sarei visto Karin e Domenico, saluto anche loro. Mi riferisco a questo episodio che è successo in rete, nei giornali di questi giorni, a proposito di questa coraggiosa mamma che ha dato alla luce l'undicesimo figlio. Ed è interessante analizzare questo fatto, è interessante analizzare come la mentalità corrente, se non stiamo attenti ci finiamo dentro anche noi, prende in considerazione queste cose. Perché soprattutto per quello che riguarda il mondo femminile, buongiorno Giulia, soprattutto per quello che riguarda il mondo femminile, perché si insiste fortemente, non dico che sia torto, dico che è un punto sul quale ragionare, sulla necessità di liberare la donna, cioè di rendere la donna libera da certe forme di oppressione, di schiavitù, qualcuno dice in maniera molto provocatoria, ma comunque di liberarla da alcuni elementi che la tengono ingabbiata. Curioso però che questa liberazione debba andare solo in un senso, cioè la donna è libera soltanto quando fa quello che lo stream, del mainstream del pensiero, dice debba essere la condizione di donna liberata. La libertà non è quello di fare quello che i maître à penser, soprattutto radical chic, propongono. La libertà della donna è fare qualcosa che ritiene positivo fare nell'ottica di un certo bene. Qui c'è un cortocircuito che voglio segnalare, perché a me piace nelle mie incursioni far ragionare su questi elementi e poi collegarmi al tema della volta scorsa. Ricordate, abbiamo parlato del lavoro femminile e ho proposto anche a tutti i nostri amici del PDF o comunque di coloro che hanno a cuore il valore della famiglia, perché no, a tutti coloro che la pensano, che ritengono importante dialogare e discutere su questo, oddio adesso è comparsa anche mia moglie, mi sento in fortissimo imbarazzo, ragionare su questo a prescindere da quello che è la loro posizione, diciamo politica, perché culturale evidentemente è molto vicina, di organizzare un dibattito, un convegno qui a Milano per radunare il grande milanese, la grande Lombardia o al nord Italia, grande inteso come estensione, intendevo dire, sul tema del lavoro femminile. Abbiamo detto come il lavoro da casa può essere una soluzione per chi può percorrerlo, ma comunque che va ripensato il mondo del lavoro con un'ottica femminile. Ecco, questo però è contrario a quello che per esempio viene detto tra coloro che criticano fortemente questa mamma, perché la libertà secondo loro non è fare quello che vogliono, che la donna vuole, in questo caso essere madre e dare la vita. La libertà è fare quello che vogliono loro. In particolare un'autrice su cui si è scatenata, a mio parere, con un po' di acidità, ma anche con tanto buonsenso, la critica, metteva a confronto il tempo investito nel dare alla luce questa squadra di calcio, potremmo dire, di figli, rispetto all'investimento che si può fare per una bella borsetta e un bel paio di scarpe.
Ecco, io credo che la libertà della donna sia di scegliere se vuole un paio di scarpe o se vuole 11 figli. La libertà della donna sia scegliere se impegnarsi in politica, nel lavoro o fare altro. Ma dov'è il cortocircuito? Il cortocircuito è che nel momento in cui si ritiene che la libertà sia tutto, dovremmo accettare paradossalmente dei comportamenti anche al di fuori di quello che è considerato il bene nel senso comune. Attenzione, non il bene comune, il bene nel senso comune. È di quest'estate il dibattito sul famoso Burkini e qualcuno dice: beh, ma però qual è il problema? Se voi dite che la donna può fare quello che vuole, perché una donna non può decidere liberamente, in funzione delle proprie credenze religiose, di indossare il Burkini? No. Perché a questo punto non c'è più libertà, ma è una costrizione data dai costumi, data dalle tradizioni, data dal marito oppressore che la costringe a fare questo. Ma siamo sicuri? Cioè, dov'è? Questo non è un processo alle intenzioni? Una donna che non vuole lavorare, ma preferisce fare la madre, e tra l'altro lavorare da madre, che non è un lavoro per niente facile. Ricordate, c'è in giro, l'ho visto anche di recente, proposto da Don Carlo De Marchi come omaggio a sua madre, quel video in cui si simula un colloquio di selezione con dei potenziali candidati che si sentono proporre un lavoro in cui non ci sono ferie, si sta sempre in piedi, non ci sono momenti di pausa, si lavora a Natale, a Capodanno, 24 ore su 24, senza disponibile e gratis. E solo alla fine scoprono che questo è il lavoro della madre. Quindi è un lavoro molto più impegnativo di tanti altri lavori. Qualcuno dice che riassume le principali funzioni operative di un'azienda, le principali funzioni di un'azienda. Allora, di fronte a questo, una donna che decide, sceglie di fare questo, no, anche qui c'è un'impostazione culturale, perché una donna per essere libera deve andare a lavorare, deve andare in fabbrica, deve andare a fare la manager, la dirigente, deve andare a fare quello che gli pare, che tra l'altro poi alla fine i posti di manager, di dirigente, di capo d'impresa sono pochi anche per gli uomini, non solo per le donne, sono pochi. La piramide aziendale comunque vada, è una piramide, per cui se in qualunque impresa la parte operativa è molto superiore rispetto a quella dirigenziale. Quindi alla fine stiamo dicendo a una buona parte delle donne di andare a fare la commessa, la cassiera, l'operaia, così come all'uomo fa il cassiere, il commesso, l'operaio, fa l'impiegato, il travè, se vogliamo usare un termine molto dispregiativo che indica un lavoro non piacevole, poi non è vero, però intendevo a questo punto mettere l'accenno su questa non necessariamente brillantezza di una postazione di lavoro che ti fa sembrare chissà chi. Tutti i lavori sono santificabili, sono belli, quindi come tali possono essere affrontati con il massimo sorriso, con la massima passione, ma qui intendo dire che evidentemente questo non è il tipo di modello che ci viene presentato, no? Ci viene presentato il top manager o la top manager. Non lo declino al femminile come vorrebbe la Boldrini per non incorrere in accuse poi di sessismo, che vanno a fare chissà quale vita esaltante, ma no, se decidi di fare la mamma non sei libera, sei costretta. E questo è un forte cortocircuito su cui dobbiamo lavorare fortemente come popolo della famiglia, come comitato difendiamo i nostri figli, come liberi cittadini, per far capire al mondo che la libertà è aderire al bene, la libertà è comprendere quale sia il bene per sé e farlo. La libertà non è fare quello che mi pare. Anche perché se appunto è fare quello che mi pare, questi discorsi sono falsi, tendenziosi. Dov'è la limitazione? La limitazione è nella loro testa, perché chi non fa come loro, dal loro punto di vista è limitato, fa qualcosa che è costretto a fare, perché se uno fosse libero veramente, come loro dicono, farebbe quello che fanno loro, quello che decidono loro. Ma questa è un'imposizione culturale, questa non è neanche superiorità antropologica, quella spocchia che fa pensare di essere superiori antropologicamente, è razzismo. Chiamiamolo col suo nome. Questo è razzismo. Questo è trattare gli altri da esseri umani inferiori. Perché nel momento in cui si ritiene che queste persone siano libere e facciano qualcosa che io scelgo di non fare perché io lo ritengo cattivo, allora sono costretti da altri.
altrimenti dobbiamo ragionare sul fatto che c'è un bene e un male. Per allora andiamo a cambiare completamente il discorso, andiamo a dire che la libertà non è quella di fare quello che vogliamo, ma la libertà è aderire a un modello che ci viene da qualche altra parte. E quindi qui entreremo nel discorso da dove entra altra parte, da dove è il fondamento di quest'altra parte. E qui ovviamente il discorso si trascina molto lontano, non voglio entrare in questo. Ecco, io credo che allora qual è la bellezza che dobbiamo raccontare oggi? La bellezza che dobbiamo raccontare oggi è la bellezza di far comprendere che essere genitori, avere figli, è una cosa spettacolare. Perché non la misuriamo a costi di borsette e scarpe, non la misuriamo a costi di vacanze non fatte, non la misuriamo a cocktail non bevuti, non la misuriamo a teatri a cui non siamo andati, non la misuriamo a vestiti che non abbiamo nell'armadio, la misuriamo in sorrisi, la misuriamo in sofferenze anche. Due episodi che ho letto assolutamente anonimi di amici, una mamma che prova una profonda profonda dolore per vedere un figlio che ha subito una delusione, che ha subito una sofferenza, che sta soffrendo, peraltro da papà dico è il suo modo di crescere, e un'altra famiglia che invece sorride, è contentissima perché uno dei figli che ha qualche difficoltà dovute a un problema, invece lo sembra superarlo. Allora, un sorriso che rende così piena la vita. Allora, queste sono le bellezze. Questo, chi se ne frega del cocktail, chi se ne frega della vacanza, chi se ne frega della scarpa. La scarpa dopo 2 anni la butti via. Un figlio no. Questo è quello che fa il bello della vita. Per noi, poi ripeto, non è che questo deve essere un obbligo per tutti. Io non pretendo un regime che imponga di fare figli a scadenze preordinate e con un numero minimo, altrimenti c'è la pena di chissà quale gogna. No, non sto dicendo questo. Sto dicendo che se c'è una vera libertà mi devi permettere di fare quello che voglio e mi devi aiutare, perché poi alla fine della fiera, vediamolo da un punto di vista più ampio, a uno Stato che cosa conta? Conta di potersi generare, di potersi rilanciare nel tempo. Perché abbiamo problemi di pensione? Perché ci sono pochi cittadini futuri, ci sono pochi figli. Quindi lo Stato è interessato a crescere, lo Stato è interessato a mantenersi. Uno Stato che progetta la propria chiusura per prosciugamento non è uno Stato che abbia senso. Poi non mi vengano a dire che allora il problema lo risolviamo grazie al numero di altri cittadini che vengono da altre nazioni. Quello è un discorso di accoglienza, è un discorso di dovere di accoglienza, ma non è un discorso di sostituzione dei cittadini. Allora, siccome noi ne facciamo meno, li importiamo perché siamo come una fabbrica che nel momento, un'impresa, nel momento in cui ha meno dipendenti, li assume. No, noi non, è un'altra cosa, è tutta un'altra cosa. Lo Stato, perché per esempio, faccio solo un accenno, perché lo Stato tutela in qualche modo, esercita un diritto di normare il matrimonio, perché il matrimonio è la fonte di nuovi cittadini, è la fonte di nuovi contribuenti, è la fonte di nuove persone. Noi lo vediamo come fonte di nuova vita, di nuova gioia, la gioia che non è una gioia egoistica. Qui sarebbe interessante ragionare e capire se c'è dietro una visione molto egoistica in questo, no? Siccome il figlio è per me e non io per lui, non sono io genitore al servizio di mio figlio, ma è mio figlio che nasce, è fatto per me, allora se è fatto per me e lo controllo io, allora è il mio egoismo che mi dice di farne uno, massimo due, perché poi dopo faccio fatica a gestirne 11, e se faccio fatica non è più un piacere per me. Il punto è che il piacere non è per me, il piacere della vita, il piacere della famiglia, la gioia che hanno i figli, e che è una gioia che anch'io vivo, come genitore. Spero di non essere stato troppo disordinato, perché questo argomento ne scatena, come vedete, una valanga di altri. E io credo che qui ci debba essere un forte impegno di chi ha a cuore la famiglia come il popolo della famiglia, con un'azione culturale prima e politica dopo, con un'azione che insieme a tutti coloro che hanno a cuore questo elemento permetta di cambiare prima la testa, prima culturalmente la società. Perché un altro punto su cui vorrei lasciare un ultimo stimolo, perché il tempo sta finendo e la connessione vedo che si prosciuga, è quello di dire che non è a colpi di leggi che si cambia la cultura. Le leggi influenzano sui comportamenti, questo è un altro discorso, ma
la cultura io la cambio con un'azione culturale.